devo andare. Buonasera, do il benvenuto a nome del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Manoscritti a Alessandro Piperno, innanzitutto ringraziandolo fin d'ora di aver accettato il nostro invito e a tutti voi che ci ascoltate, oltre che naturalmente all'amico e collega Giuseppe Antonelli che condurrà questa conversazione nella seconda parte, perché nella prima parte avremo invece la voce di Alessandro Piperno da solo e poi il dialogo con Giuseppe Antonelli. Riprendiamo i nostri incontri di parole al centro, è il terzo questo, dopo l'incontro con Sandro Veronesi e Dacia Maraini e poi ci aspettano il 20 aprile Nicola La Gioia e infine il 27 aprile Paolo Giordano. Le parole al centro, ecco, ringrazio Alessandro Piperno di aver accettato di partecipare a queste parole al centro. Le parole al centro le ha messe in tante vesti, nella veste di narratore innanzitutto, ed è quella principale nella quale penso sia qui stasera, ma anche nella veste di studioso di letteratura francese, nella veste di lettore, e alludo al suo bel manifesto del libero lettore, che è stato pubblicato nel 2017, e nella sua recentissima veste di responsabile della collana dei Meridiani, che è una delle collane più belle, non lo so più. Ecco, prima si diceva il profumo dei Meridiani, che è anche olfattivamente inimitabile, insomma, ma al di là della battuta, una collana prestigiosissima che, come sapete, riunisce autori italiani e autori stranieri. Quindi ancora grazie e do molto volentieri la parola ad Alessandro Piperno. Allora, parlo io o inizio io? Allora, facciamo così. In realtà, appunto, avevamo preso accordi con Giuseppe che invece di farmi un'intervista sulle questioni più o meno che riguardano la mia narrativa, io facessi un piccolo discorsetto introduttivo a cui tengo un po' e poi chiacchieravamo con Giuseppe. Allora, partirei da qui, cioè dal fatto che io credo di appartenere a quella categoria un po' demodé, di scrittori professori, di scrittori accademici. E diciamo che tale condizione è un po' in contrasto con la mia visione della letteratura, diciamo così, precocemente romantica. Anzi, mi verrebbe da dire che gli scrittori che amo di più, la maggior parte degli scrittori che amo, che ho studiato, e che sono quasi tutti morti, svolgevano tutte altre professioni, diciamo delle professioni meno intellettuali, più sul campo, talvolta addirittura avventurose. Ci sono parecchi medici nella storia della letteratura, non so, da Cecov a Selin, c'è un famoso, nella letteratura italiana c'è un famoso ingegnere, ci sono anche tantissimi perdigiorno, penso al mio autore di riferimento, quello che ho studiato tutta la vita, che è Marcel Proust. Diciamo che la mia ipoteca professorale presenta, dal mio punto di vista, appunto, qualche inconveniente, con il quale preferisco non annoiarvi, ma allo stesso tempo anche qualche vantaggio, che riguarda, se così si può dire, una sorta di consapevolezza teorica, ecco, mettiamola così.
partirei da questo, perché è una cosa che sembra universale, sembra sui massimi sistemi, ma in realtà mi riguarda personalmente. Spesso ai miei studenti dico che i romanzieri si dividono in due grandi categorie. Da un lato ci sono, diciamo, i Flaubert e dall'altro ci sono gli Stendhal. Naturalmente è una boutade di nessun conto, perché di tipi di umani, di scrittori, ce ne sono un'infinità. Però diciamo che questi due corrispondono a due figure abbastanza tipiche della letteratura di cui io mi sono occupato tutta la vita, che è la letteratura francese. E si tratta di autori le cui opere conosco piuttosto bene, che appunto studio da tutta la vita, e che corrispondono a due ideali con cui da sempre sono costretto a fare i conti, e che riguarda proprio l'argomento di cui parliamo stasera, no? Di cui voi state parlando in questi incontri, e cioè l'approccio con la propria vocazione, con il lavoro quotidiano di uno scrittore. Vorrei leggervi un piccolo stralcio di una lettera che il giovanissimo Flaubert scrive a Louis Collet il 14 dicembre del 1846. Tenete conto che in questo momento Flaubert non è nessuno, ha a stento concepito la prima educazione sentimentale, ha scribacchiato qualcosa della Tentazione di Sant'Antoine, ancora non ha in mente di scrivere la Bovary, però già ha le idee chiare su quale sia il suo posto nel mondo. Se siamo nel 46, diciamo, lui ha 24 anni, 25 anni, che lui è del 21, e dice così alla sua amante: si arriva allo stile unicamente con un travaglio atroce, con un'ostinazione fanatica e devota. Lavora ogni giorno pazientemente, un dato numero di ore, mia cara. Abituati a una vita studiosa e calma, ne avrai dapprima un grande incanto e ne trarrai forza. Ho avuto anch'io la mia mania di scambiare la notte con il giorno. Non serve ad altro che a spossarci. Bisogna diffidare di tutto ciò che somiglia all'ispirazione. Del resto non si vive di solo ispirazione. Bisogna leggere, meditare molto, pensare sempre allo stile e scrivere il meno possibile, unicamente per calmare l'irritazione dell'idea che chiede una forma e si agita in noi sino a quando non gliene abbiamo trovata una esatta e precisa. Considera che si arriva a fare cose belle a forza di pazienza e di lunga energia. Modera i trasporti della sua mente, che ti hanno già fatto soffrire tanto. La febbre toglie ingegno, la collera non ha impeti. È un colosso dalle ginocchia vacillanti che ferisce se stesso. Siamo nel pieno di uno forse dei documenti più affascinanti della storia della letteratura, che è la cosiddetta correspondance flaubertiana, no? Cioè l'epistolario flaubertiano. Sapete, non tutti gli epistolari sono belli, ce ne sono anche di molto complicati, complessi, noiosi. Penso all'epistolario di Proust, per esempio, che è pieno di cose mondane, ipocrite, eccetera. L'epistolario di Flaubert invece è un tesoro, direi che per alcuni addirittura studiosi è la cosa più bella che lui abbia scritto, proprio perché lì dentro c'è il cuore, il segreto del suo mestiere. Per farvi capire cosa intendo, alludo a un bellissimo saggio di Borges in cui si interroga su Flaubert, e Borges a un certo punto si chiede in quel suo modo irresistibilmente così autoironico, chiede chi è il miglior personaggio che Flaubert abbia creato. Il miglior personaggio è la Bovary, è Frédéric Moreau, è Salambeau, chi è? Bouvard et Pécuchet, eccetera. Lui risponde in modo appunto immaginifico: il più grande personaggio che Flaubert abbia creato è Flaubert, ovvero il Flaubert scrittore, ossia questo antiborghese, borghese che interpreta la sua vocazione artistica in una forma assolutamente mistica, da anacoreta, colui che non crede nell'ispirazione ma che si consacra totalmente alla scrittura in un modo quasi religioso. L'abbiamo visto già nel 1946, un ragazzo, all'età di un mio studente grande, un mio laureando, dice delle cose fondamentali sullo stile, sull'idea stessa dello stile.
ovvero sia che uno scrittore deve scrivere poco, deve meditare molto e deve, come dire, accumulare, far sedimentare ogni piccola frase. Il mito, il grande mito flaubertiano è quello appunto del mot juste, della frase giusta, cioè di scegliere la parola giusta, di scegliere la frase giusta. Lui ha un'idea un po' strana, quasi metafisica della scrittura, cioè lui crede che per esprimere certe cose non esistono tanti modi, ma esiste un unico modo. Per esprimere il colore di questa pipa non c'è 100 modi di dirlo, c'è un unico modo. L'artista deve cercare quel modo. È un po', mi ha sempre fatto pensare all'idea che Michelangelo ha della scultura, no? Cioè la forma è già là dentro, lo scultore deve solo togliere e tirare fuori la forma che è già là dentro. Ecco, diciamo, Flaubert per la scrittura pensa qualcosa di analogo. Come vedete, c'è qualcosa proprio di contraddittorio in questa idea, che da un lato è antiromantica perché è contro l'ispirazione, dall'altra è iperromantica perché crede in qualche modo in una forma assoluta. Per dirvi come la sua ossessione dello stile era folle, nevrotica, vorrei dire quasi disfunzionale, si racconta che quando terminava i suoi piccoli paragrafi, tenete conto che Flaubert scriveva una media di una quarantina di pagine all'anno, lavorando 8-9 ore al giorno, quindi aveva una media, che ne so, di 2 righe ogni 3 giorni, insomma, cioè aveva un'autentica difficoltà a scrivere, e quando finiva i suoi paragrafi, scendeva in questo piccolo spiazzo pieno di tigli e iniziava a declamare quello che aveva scritto gridando, lo chiamava la Gilad, proprio perché voleva sentire il suono delle parole. Per lui il suono delle parole era fondamentale. Ecco, io non so come dirvi, ma questa idea flaubertiana mi ossessiona da tutta la vita e in qualche modo la sento abbastanza mia, fa parte del mio lavoro. Direi che mi ricordo una bellissima lettera che Flaubert scrive, ormai è uno scrittore affermato, piuttosto vicino alla vecchiaia, ha avuto un sacco di problemi anche economici, e a un certo punto però scrive a un'amica, se non sbaglio Joel Sandman, potrei sbagliarmi, gli scrive, sai, la vita fa schifo, io sono in difficoltà, ho difficoltà economiche per la prima volta nella mia vita, però la sola idea che devo scrivere un libro, e parla di Beauvoir e Pécuchet, che posso mettermi lì tutte le sere a lavorare su questa cosa, frase per frase, ecco, questo mi basta, questo mi dà, è tutto quello che voglio. Ecco, io capisco profondamente questa idea che ossessiona Flaubert. Io stesso, nel mio piccolo, che ho l'abitudine di svegliarmi molto presto alle 5 e di iniziare a lavorare dalle 5 e mezzo alle 6, ecco, quelle incantevoli ore che vanno più o meno dalle 6 alle 10 e mezzo, quando molte persone dormono ancora, almeno per la prima parte, sono la mia stessa idea di felicità. Però allo stesso tempo, come dire, l'altra faccia di questa felicità è il fatto che tutto quello che fai non ti contenta mai, ti lascia scontento, perché se hai questa idea di stile, che è un'idea che assomiglia molto a un cilicio, se non fai altro che confrontarti non con quello che sai fare, ma con quello che vorresti fare, con quello che non potrai mai fare, è come se ti condannassi a scontare il senso della tua mediocrità. Diciamo che questa idea flaubertiana, tornando al discorso più generale, si esprime in un'altra famosa lettera di Flaubert, dove lui dice: io sogno di scrivere, questa lettera è stata mille volte commentata, non sempre per me in modo appropriato, lui dice: io vorrei scrivere un libro su niente, la mia ambizione è scrivere un libro su niente. Ripeto, su questa idea di niente sono un po' equivocato, perché alcuni hanno detto: voglio scrivere un libro nichilista, voglio scrivere un libro appunto sulla miseria della vita. Io non credo che intendesse questo, anche, ma soprattutto intendeva scrivere un libro che sia solo forma, un po' come la poesia, no? Cioè questa ambizione di Flaubert che la prosa sia quasi poesia, sia completamente autonoma, sia quasi disgiunta dall'oggetto.
Questa idea, come appunto ci ricorda Borges, è talmente forte che se ci pensate, grandi scrittori dell'8-900, da Mallarmé, passando per Proust, ma anche un americano come Salinger, no? Hanno proprio anche loro ereditato questa idea flaubertiana, cioè che lo stile basti a se stesso, che la forma sia tutto e che uno debba scrivere un libro sul niente perché l'importante è come questo niente è in qualche modo formato. Diciamo che questa idea, diciamo, flaubertiana di stile è straordinariamente così affascinante, interessante, sia per gli studiosi, ma anche per chi come me la vive in corpore vili, diciamo così. Però ha dei problemi, comporta dei problemi. Direi a cominciare da un sommo scrittore come Flaubert, e cioè tutto questo lavorare sullo stile, tutto questo lavorare, poi si sente alla fine, e soprattutto, oltre a sentirsi, tutto questo lavorare così autopunitivo non toglie qualcosa di fondamentale alla letteratura, che è la gioia. Direi che a entrambe le domande mi sento di rispondere di sì. Cioè, lo stile flaubertiano, sebbene assolutamente inconfondibile e sublime, è estremamente, che Dio mi perdoni per quello che sto per dire, legnoso, mettiamola così. Cioè si sente che è eccessivamente elaborato. E allo stesso tempo si sente che la scrittura di Flaubert non è una scrittura fluida, autentica e gioiosa. Al modello Flaubert se ne contrappone uno di uno scrittore molto diverso, direi appunto antitetico, che è invece Stendhal. No? Mi ricordo, mettiamola così, che qualche anno fa feci un corso su Stendhal ed ebbi la malaugurata idea di dire agli studenti che Stendhal era un cialtrone di genio. Come dire, la cosa mal me ne incolse, perché era l'unica cosa che si ricordava, e agli esami ogni volta mi dicevano, tra l'altro togliendo di genio, che Stendhal era un cialtrone, il che naturalmente era una enormità, e temevo che me l'attribuissero, cioè andassero a dire in giro: il professor Piperno dice che Stendhal è un cialtrone. Naturalmente invece come dire, la mia butada ha un senso. In che senso dico che Stendhal è un cialtrone di genio? È che per lui, diciamo, la scrittura narrativa, ma qualsiasi forma di scrittura, in realtà anche quella saggistica, non aveva nessun reale peso per Flaubert. Era qualcosa da utilizzare con estrema spregiudicatezza, con diletto, con piacere. Lui è arrivato alla narrativa molto tardi, ma non perché non si sentisse all'altezza come Flaubert, ma perché aveva meglio da fare: vivere, innamorarsi, viaggiare, andare con Napoleone. Gli piacevano gli pseudonimi, gli piaceva cambiarsi nome, gli piaceva plagiare i colleghi, insomma era straordinariamente spregiudicato, e questo fa di lui una figura antitetica a quella flaubertiana, che naturalmente, essendo degli scrittori, prende forma nel suo stile, che è uno stile completamente opposto da quello di Flaubert. È uno stile sciatto, corrivo e spesso talvolta un po' enfatico. Lui diceva che si ispirava allo stile del codice civile napoleonico, no? Però allo stesso tempo, soprattutto nei suoi libri migliori, nei suoi capolavori, penso soprattutto alla Chartreuse de Parme, no? Che è questa straordinaria performance narrativa. Il mito racconta che lo scrive in 53 giorni, cioè più o meno il tempo in cui Flaubert avrebbe impiegato a scrivere un paio di pagine, e lui scrive un romanzo gigantesco di 500 e passa pagine, Stendhal. Un romanzo che, pur scritto appunto in questo modo un po' così vago e avventuroso, è un'esplosione di gioia, di tenerezza, di saggezza, con una serie brillantissima di peripezie. Senti proprio che quando scrive si diverte, cioè tanto Flaubert è legnoso, tanto Stendhal invece è così pieno di fluido, flessuoso, non so come dirvi. Ecco, diciamo che
tutta la mia vita di scrittore è stata un po' decisa da questi due, Baudelaire li avrebbe chiamati, di questi due fari. Da un lato questo maestro cupo, contegnoso, che sta lì a lavorare come un miniaturista giapponese, no? sul piccolo dettaglio, e poi invece quest'altro, questo cialtrone per l'appunto, però che ha un'intuizione straordinaria, cioè che la scrittura è felicità, la scrittura è gioia, e che se tu non lo fai con gioia, i lettori lo vedono. Ecco, diciamo che ho interpretato nel mio piccolo i miei libri con questa, diciamo, immerso in questa dialettica, immerso in questa contraddizione. Da un lato ho sempre sentito che la mia vocazione era appunto una vocazione abbastanza monastica, molto vicina a quella flaubertiana, anche se nel 2021 non ha più senso stare lì a discutere sulla parola giusta, la frase giusta. Diciamo, il mio lavoro è un po' meno cavilloso, se così si può dire, un po' meno concettoso, è più sulle strutture romanzesche. Però allo stesso tempo, soprattutto con gli ultimi anni, diciamo così, crescendo, sto scoprendo il piacere di fare questo mestiere, che è un piacere che è talmente profondo che non tiene conto quasi più di chi sta lì fuori che ti ascolta, di chi è pronto a leggerti. È un piacere che basta a se stesso, come un bambino che allestisce il Lego e non pensa al fatto che qualcuno lo dovrà vedere, ma lo fa solo per un puro divertimento. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il nucleo di tutta la mia vocazione, tra questi due giganti che credo ancora di non aver risolto. Ecco, Giuseppe, io avrei chiuso qua, nel senso che queste erano più o meno le cose che volevo dire. Non so se vuoi... Allora, intanto grazie Alessandro, grazie perché questo confronto in realtà in un gioco di specchi è stato un modo per parlarci del tuo rapporto con la scrittura, del tuo rapporto con lo stile, del tuo rapporto con le parole, appunto, ricordava anche Franca Lavezzi, parole al centro è il titolo che abbiamo scelto per questa serie di incontri. Mi riallaccerei ad alcune delle parole che tu hai usato, per esempio la parola vocazione, ecco, vocazione quasi contrapposta a ispirazione. Il tuo è uno di quei casi editoriali, prima di ogni altra cosa, ovviamente letterari, in cui al primo libro uno scrittore che per la prima volta si presenta al pubblico ottiene grandissimi riscontri nel tuo caso tra l'altro straordinariamente unanimi. Parliamo di Con le peggiori intenzioni 2005, intendo dire sia dalla critica sia dal pubblico, quindi dal numero dei lettori, oltre che dalla qualità dei giudizi di quei lettori, chiamiamoli scelti, che tali dovrebbero essere, che sono i critici. A questo punto quello che mi incuriosisce è capire quando era partita la vocazione, cioè quanto lavoro sommerso, quanto flaubertismo nel senso di ricerca dello stile c'era prima di quell'esordio, e se forse questo grande successo è dovuto proprio al fatto che era stato un esordio a lungo meditato, nonostante che tu fossi poi anagraficamente giovane. Diciamo che in realtà rispetto ad altri esordi più o meno di quegli anni, non ero neanche così giovane, nel senso che molto spesso oggi, ma insomma negli ultimi anni, si esordisce verso i 25, 24, 26, eccetera. Il mio esordio è arrivato a 32 anni e devo dire che è il frutto di una enorme, dolorosa e frustrante meditazione, nel senso che io ho iniziato più o meno a scrivere il nucleo della storia di Le peggiori intenzioni che stavo a scuola ancora, quindi parliamo di tanti anni prima. E
l'ho abbandonato a più riprese, convincendomi che non era il mio, no? Cioè che in realtà la mia vocazione era la vocazione di un buon lettore, di un uomo di gusto, di uno che avrebbe dovuto probabilmente intraprendere una carriera di accademico, di studioso, eccetera. Lo dico all'epoca, oggi guardo tutto con un certo distacco, all'epoca questa mi sembrava una disgrazia rispetto appunto a dire una vocazione artistica, chiedo scusa perché siamo tra accademici, no. Però insomma, era una cosa che pensavo. E che succede? Succede che in realtà ho uno strano itinerario, non molto a pensarci, non molto canonico, ovvero sia che inizio a scrivere cose saggistiche, ed è come se io sia arrivato alla narrativa non attraverso la strada maestra della narrativa, ma sia arrivato attraverso la saggistica. Non a caso la mia narrativa è piena di inflessioni saggistiche, la mia, diciamo, saggistica è piena di inflessioni narrative, cioè ti ricordi la cosa di Pascoli che c'aveva vari tavoli su cui scriveva? Io ho un unico tavolo, insomma, un unico tavolo su cui lavoro e sì, quindi con le peggiori intenzioni è il frutto di una dolorosa ma anche divertente elaborazione, insomma, e infatti era un libro in cui i debiti, le parodie di scrittori amati erano un po' così all'ordine del giorno, cosa che mi fu anche a suo tempo, forse anche stupidamente posso dirlo oggi, rimproverata. Nel senso che era uno dei giochi di quel libro, insomma, no? Uno di quelli era proprio il Philip Roth di cui scrivevi qualche giorno fa nel Corriere della Sera, Alessandro. Beh, insomma, sì, c'era tutta una parodia di una narrativa ebraico, insomma, non confessionale, naturalmente, assimilato, di un ebraismo assimilato con cui mi baloccavo. Ecco, tra l'altro, in un piccolo centro manoscritti che con Franco Buffoni avevamo allestito a Cassino, avevamo avuto la fortuna di avere in dono da te un dattiloscritto di Con le peggiori intenzioni, che non riportava data, quindi non so a che punto fosse di questo lungo iter di costruzione, ma in cui la trama era molto diversa. Forse non così diversa invece la scrittura, lo stile. Allora mi domando, quanto ci si mette a partire da una vocazione di scrittore a trovare la voce? Le due parole sono corradicali, ma insomma, e secondo te la voce di Con le peggiori intenzioni era già la tua voce di scrittore? Oppure dopo quello è stato un lavoro che è arrivato dopo, quello di affinare uno stile, appunto una scrittura specifica, peculiare, tua? Ma diciamo che in altri tempi, appunto più flaubertiani, ti avrei risposto che la voce per un romanziere è tutto. Oggi credo che le cose non stiano esattamente così, nel senso che credo che la voce sia la buona parte del tutto, ma che insieme ci sia invece una, per scrivere un buon romanzo ci vogliono anche cose un po' più di bottega, appunto. Lavorare su strutture, personaggi, colpi di scena, insomma, è proprio un lavoro di bottega, un lavoro anche un po', talvolta anche un po' gretto, anche un po' meschino, come quello di uno sceneggiatore, insomma. Cioè, anche perché se no, in realtà uno, come dire, ciò che può ottenere di essere un ottimo prosatore, cosa che, come sappiamo, visto che siamo qui con Maria Corti, è tipico della tradizione, diciamo, italiana, insomma, piena di ottimi prosatori, ma non di buoni narratori, insomma, no? Almeno dall'Ottocento un po', insomma. Ecco, ciò detto però, continuo a ritenere che la voce sia tutto e che quando io apro un libro di uno scrittore amato, quello che voglio trovare è la sua voce, così come quando vado, quando si poteva ancora andare nei ristoranti di tradizione, quello che voglio è il piatto della casa, insomma, non è che vado da Viterno al mio omonimo a Montecenci e prendo il sushi, no? Prendo il carciofo alla giudia, ecco. E se leggo Faulkner, voglio Faulkner, insomma. E questo Faulkner lo sa. E tra l'altro, una volta che tu sei Faulkner, immagino, non essendolo, che non puoi fare a meno di esserlo. Diciamo che non voglio metterla in modo metafisico, come faceva Proust, no? Che parlava della la patria interiore, la voce, la patria interiore, perché non so bene cosa sia. L'esempio che io faccio sempre, che mi riguarda, è quello dei passi. Quando tu senti
tutti i passi di una persona amata, di una persona che conosci, e li riconosci immediatamente. E quando questa persona, per motivi drammatici, che possono essere un lutto, una separazione, quando quei passi vengono meno, improvvisamente, non sentendoli più, ti risuonano continuamente dentro. E sai che li identifichi immediatamente. Naturalmente, qual è la cosa bella? Che chi quel passo lo fa non si rende conto di come cammina, però che quel passo ha a che fare con lui, c'è un passo circospetto, c'è un passo tracotante, c'è un passo, no? Ecco, lo stile per me, la voce di uno scrittore è il passo. È qualcosa che lui stesso non sa di avere, ma che gli altri riconoscono e che sicuramente ha a che fare con cose che lo riguardano, il suo temperamento, la sua rabbia, i suoi amori, eccetera. Io credo, questa è la cosa che mi ha salvato la vita, di avere la fortuna di avere una voce. Ora, a qualcuno non piacerà, a molti non piaceranno, però è la mia voce e la so fare solo io. E naturalmente una voce che ha delle contaminazioni, che deve molto ad altri scrittori, ma tu, insomma, nessuno meglio di te, Giuseppe, lo può dire. Quale scrittore ecco, può dire di essere, cioè, forse padre Dante, ma neppure, no? Cioè, quale scrittore può essere? E poi, soprattutto, nel modo in cui uno, come dire, arricchisce una voce già esistente, insomma, ottiene risultati che sono completamente inediti, insomma. Tornando, scusa, alla tua domanda, sì, io credo di aver avuto una voce sin dal principio di quel mio libro, diciamo, anche se poi nel corso degli anni ho teso un po' a modificarla, cioè è diventata più meditabonda, meno sarcastica, con un ricorso meno eccessivo a una certa forbitezza, un po' così anche bislacca che c'era in quel romanzo, però questa forbitezza di quel personaggio, anche le sue trivialità erano funzionali alla storia, erano funzionali al personaggio. Indubbiamente. Tra l'altro, parlando del passo dello scrittore, è molto bella questa immagine, tra l'altro è un'immagine che richiama l'udito e quindi riprende anche quel discorso che evocavi tu, no? Di Flaubert che urlava, declamava ad alta voce per sentire come suonavano le parole. C'è un passo anche da romanzo a romanzo, la sensazione è che comunque, mai come nel tuo caso, ci sia un nucleo che viene poi pian piano sciolto, che si tenta di sciogliere, un nodo che si tenta di sciogliere, per cui è come se dall'esordio con le peggiori intenzioni al dittico poi del fuoco amico dei ricordi, fino a dove finisce la storia, ci fosse una serie di temi che continuano, una serie di personaggi che vengono ripresi. Intendo dire, anche da questo punto di vista, la sensazione è che tu scriva come non ripartendo da zero ogni volta o sperimentando una cosa nuova ogni volta, no? Calvino, per esempio, raccontava che ogni volta si divertiva proprio a cambiare voce, personaggio, atmosfera. Ecco, ma come invece in una stratificazione. Io una volta, ancora non era uscito dove finisce la storia, dove la storia finisce, scusami, riflettevo sul fatto che dal punto di vista così degli archetipi mitologico-freudiani era come se con le peggiori intenzioni potesse essere un libro sul complesso di inferiorità, persecuzione sul senso di colpa e inseparabili sull'ansia da prestazione. Beh, una bella una bella immagine e anche una tassonomia, diciamo, che in qualche modo mi riguarda. Diciamo che ci sono dei temi, no? Dei temi che in qualche modo riguardano sempre quello che scrivo e che fanno più o meno da sfondo, che tra l'altro mettono in scena, o meglio sollecitano, due cose che mi riguardano, da un lato il sadismo e dall'altro il masochismo. Quindi mi piace mettere i personaggi in delle posizioni particolarmente imbarazzanti e da cui io non potrei mai riavermi e da cui loro poveretti invece provano in qualche modo a districarsi. E sicuramente
c'è un dato, come dire, di disfunzionalità che riguarda un certo tipo di nucleo familiare, no? Ogni tanto sento anche dei miei colleghi che vogliono fare, come dire, esperimenti avanguardistici, oppure dei sociologi che riflettono sul il cambiamento della società, così dire che il nucleo familiare non ha più senso, che tutte queste sciocchezze qua. La verità è che le cose non stanno così, cioè c'è un dato che è l'ereditarietà, c'è un dato che siamo figlio di qualcuno, e c'è un dato che questi atavismi continuano a minacciarci per tutta la vita, c'è un dato che la nostra libertà rispetto ai nostri avi è risicata, cioè abbiamo una quarantina d'anni di libertà, poi da 40, io sono 49, già sono uguale a mio padre, insomma non se ne esce, no? Ecco, tutto questo per me è di grande ispirazione, lo è come scrittore, lo è come lettore, cioè in fondo i libri che amo anche oggi, di scrittori da oggi come, non so, Amos Oz, Skolnevo, ma anche parlando dei nostri, diciamo, migliori, no? Michele Mari, Emanuele Trevi, lo stesso Starnone, eccetera, parlando di scrittori un po' più age, più canonizzati, diciamo così, anche loro girano intorno a delle questioni che riguardano appunto il rapporto con famiglie ossessive e disfunzionali. Da qui si dipana una serie di temi, una serie di argomenti che sono l'imbarazzo, la vergogna, l'impotenza sessuale, insomma tutte cose che appunto che riguardano un uomo che ha vissuto la propria famiglia come una immane minaccia. Io devo dire che ho una invidia straordinaria per scrittori che hanno avuto delle infanzie e delle adolescenze edeniche, no? Paradisiache, Nabokov, Proust, lo stesso, in fondo si parlava, lo stesso Philip Roth, quando ricorda, perché tu senti proprio che sono lo stesso Tolstoi in qualche modo, senti proprio l'infanzia felice che anche nei momenti di pathos drammatico nei loro romanzi, però senti che c'è questa ipoteca. E poi invece ci sono gli scrittori che hanno avuto dei problemi con questo mondo ieri, ed è una cosa che senti. Ecco, io adesso non so dirti se ho avuto un'infanzia felice o infelice, però sento che nei miei romanzi si sente invece questa ipoteca di infelicità. È una cosa, tra l'altro, che neanche mi piace. Parlare della vita, ma appunto non si sceglie, se è una vocazione non si sceglie, Alessandro. Parlare di questo discorso della vergogna, che in effetti è un motore molto forte, e per dire anche dei travasi continui che tu stesso hai dichiarato in principio tra il saggista e il narratore, a un certo punto scrivevi a proposito di alcuni elementi che riguardano proprio i tuoi nomi tutelari. Cos'è la vergogna? E tu poi dicevi un ardente desiderio di non esserci, di non esistere, o almeno di non essere più qui in questo preciso istante. E mi colpiva il fatto che Persecuzione cominciava proprio così. Era il 13 luglio del 1986 quando un imbarazzante desiderio di non essere mai venuto al mondo si impossessò di Leo Pontecorvo. E a questo punto l'altra domanda è, abbiamo parlato dell'esordio, ma una forma di esordio è l'incipit. Ecco, a che punto arriva l'incipit? Con Sandro Veronesi parlavamo dei titoli e lui ci raccontava che il titolo era quasi l'ultima cosa che arrivava nel suo processo creativo, nei suoi romanzi. Per te invece l'incipit, che è qualcosa che può rimanere nella memoria, che può comunque dare una direzione, un tono, un passo al romanzo, quando arriva? Ma per me è l'ispirazione di tutto, cioè io non vado avanti senza, cioè non ho difficoltà ad andare avanti senza avere un incipit che mi dia, infatti i miei incipit appunto anche lì possono piacere o non piacere, però in realtà sono ben lavorati, sono ex abrupto, sono... Ma quindi in principio era l'incipit, nel senso che si parte da lì? Si parte sempre da lì. Tra le altre cose è un po' cambiata il modo di lavorare appunto degli scrittori, no? Cioè pensa alle prime 100 pagine di Illusioni perdute di Balzac,
si può dire quello che vuole, ma per il nostro gusto contemporaneo sono di una noia mortale, no? Perché lui fa tutte queste cose sulle tipografie, insomma, cioè, perché era un mondo lento, in cui le immagini non dominavano, eccetera. Negli anni 2000 direi che un incipit è sostanzialmente tutto, noi siamo. Cioè io, la prova del cucchiaino di Oscar Wilde, no? Anche quando era un libro, la prima cosa che guardo è quella, insomma, l'incipit, l'explicit talvolta, cioè, però insomma è tutto, e per me è tutto, cioè quello che dà il mood al libro. In fondo hai letto l'incipit di persecuzione, e lì credo di aver reso proprio l'idea che ho di incipit, cioè l'incipit è il DNA del libro. Chiudi il libro e già sai di che parla, cioè leggi l'incipit, va bene così, posso andare a casa. Poi sono altre, credo, quasi 500 pagine, ma sai già tutto, dello stile, dell'atmosfera, insomma, c'è già tutto. Ecco, questo per me è un fatto sostanziale. Direi che lo devo a me stesso, lo devo al lettore. Dal punto di vista del lavoro, prima tu dicevi c'è anche un lavoro di bottega che conta poi nel risultato finale. Dal punto di vista del lavoro, torno a quello che ho chiamato dattilo scritto, ma che in realtà è chiaramente una stampata da videoscrittura da computer di con le peggiori intenzioni. E ripeto, la storia era per metà, possiamo dire, un'altra, c'era tutto un presente della voce che dice io, del personaggio che dice io, in cui lui viaggia negli Stati Uniti, convive con una ragazza che è un estremista di sinistra, conosce un altro ragazzo che poi avrà una sbandata verso il neonazismo, ma non c'è traccia, se non con qualche nota a margine, di scrittura a mano, Alessandro. Allora, anche qui ci sei arrivato a quella redazione. A qualunque punto si trovi, poi dell'iter, diciamo, creativo e correttorio, partendo da appunti scritti a mano, da una redazione, dicevi a scuola, magari sui quaderni di scuola, come abbiamo in altri casi. Ma diciamo che ti devo confessare una cosa, cioè che in realtà io soffro di una lieve dislessia, e quindi ho proprio dei problemi abbastanza seri con l'ortografia, non solo di altre lingue, ma anche l'ortografia italiana. E quindi io sono proprio un nativo digitale, cioè io ho iniziato a scrivere con un computer, non sono mai passato dalla penna, non sono mai passato, e probabilmente se non ci fosse stato il computer che mi corregge, mi aiuta, mi indirizza, probabilmente non avrei fatto questo mestiere. Credo che appartiene a una di quelle maledizioni di cui parlavamo, cioè il fatto di fare un lavoro che in realtà sembri Certo, non sì, colpisce. e quindi è un supplemento di fatica. Cioè io quando penso a delle parole inglesi non riesco a sapere come sono scritte, anche se sono molto semplici, ma ogni volta sposto una K con una C, eccetera, e questa è. Quindi anche tutti i miei lavori redazionali che ho fatto con i miei editor, che tra l'altro mi hanno aiutato tantissimo anche proprio per strutturare i romanzi, è sempre stato un lavoro in cui io scrivo sul computer, loro correggono a penna, e poi ne parliamo, e poi mi fanno vedere le correzioni e così via. Cioè io non prendo mai la penna in mano, insomma, sono proprio uno scrittore senza penna. E queste redazioni le conservi comunque nel tuo computer? Si stratificano? Sono nominate, numerate? Cioè, in altre parole, qui la domanda è ovviamente tutt'altro che disinteressata. C'è modo di ricostruire una variantistica del tuo lavoro sul testo e sulla parola, Alessandro? Allora, diciamo che in realtà probabilmente sì, a costo di essere scortese, devo dirti che io non ho grande simpatia nei confronti delle varianti in generale e delle mie in particolare, nel senso che trovo quasi maleducato mostrarle, nel senso che uno si fa un mazzo così per giungere a un risultato che più o meno è, e poi devi far vedere tutti gli errori. Però insomma, sì, qualcosa resiste. Cioè, per esempio, tutte le mail che io mi scambio con la mia editor attuale, no?
ho appena finito un romanzo che uscirà a settembre. E quindi sto lavorando con Marilena Rossi alla redazione di questo romanzo, e lì è proprio una serie di mail che ci scambiamo, in cui lei con il rosso, il giallo, il verde, come se fossi appunto un bambino delle elementari, mi corregge secondo l'ordine appunto di gravità, quello che c'è da rivedere, da rifare. Lasciami spendere spezzare una lancia a favore degli editor, no? Che, sono no, sempre... che di solito sono figure molto bistrattate. Anche no? Nella tradizione critica, no? Sono come considerati dei plagiatori della vera natura, della vera ispirazione di chi scrive. Sì, e non solo, ma ci sono anche degli autori che fanno le prime donne, che tendono a difendersi e poi pubblicano dei romanzi assolutamente insensati e illeggibili. Io proprio... fedele a quell'idea flaubertiana, anche se stravolgendolo un po', credo che non ci sia limite al miglioramento di un testo. E molto spesso uno sguardo esterno, severo, però anche partecipe, è fondamentale, tanto più che poi sei tu l'ultimo a decidere. Gli editor mi hanno indirizzato piuttosto bene, sebbene io sia appunto uno scrittore piuttosto, diciamo, consapevole, ne sono sprovveduto. È una risorsa fondamentale, e credo che, non so se un giorno qualcuno farà una storia degli editor, della grande editoria, quella proprio seria, Calvino, Grazia Cherchi, che ne so, da Uwe Balsa, insomma, facendo i grandi nomi, no? Ma anche la tradizione americana, insomma, quelli hanno dato proprio corpo a certi libri che altrimenti avrebbero zoppicato e che sono diventati dei capolavori, insomma, questo mi pare importante. Senti Alessandro, io non so cosa tu possa dire di questo romanzo che è appena concluso, quindi non so se tu ci possa dire... Il titolo, se vuoi. Ecco, sì, io poi ti avrei chiesto una parola, visto che parliamo di parole, ci piace parlare di parole, pensiamo che appunto gli scrittori e le scrittrici abbiano questo rapporto fisico, questa capacità di creare, di plasmare le parole... Se oltre al titolo ci può essere una parola che secondo te definisce questo libro, il suo passo e la sua atmosfera. Diciamo che il titolo è Di chi è la colpa. Ah, a proposito di senso di colpa. Senza punto interrogativo. E direi che le due parole chiave sono da un lato la colpa e dall'altro l'impostura, nel senso che è la storia di un impostore, di uno che finge di essere chi non è, ma soprattutto, e qui questo spiega un po' il titolo nasce da una mia profonda irritazione, devo dire nel caso specifico proprio nei confronti del mio paese, no? Cioè noi viviamo in un paese dove tutti quanti danno la colpa agli altri per la propria infelicità, anche i miei colleghi, no? Un libro va male, non è mai colpa loro, è colpa dell'editore, è colpa dell'ufficio stampa, eccetera. E soprattutto abbiamo, soprattutto negli anni per esempio del populismo, no? Penso ai 5 Stelle per esempio, ma anche alla Lega, eccetera, ha creato una classe dirigente che nasceva proprio su questo principio, cioè non è mia la colpa, hanno sbagliato gli altri sono ottusi, criminali, bastardi, io sono la vittima. Questa è una cosa che io detesto, e devo dire che questo romanzo è un romanzo che indaga su questo principio, cioè su questa ansia che abbiamo di cercare un colpevole fuori di noi. È una cosa che non amo molto. E l'impostura è una forma anche di artificio? È l'ultima domanda che ti faccio, Alessandro. Intendo dire... quella voce, quello stile, e insisto, quel passo, perché la metafora mi sembra perfetta, che uno scrittore riesce a mettere sulla pagina e che dà di lui, dicevi la battuta di Flaubert, come il più grande personaggio di Flaubert, la battuta di Borges, che dà di lui un'immagine che certo è altra, no? Rispetto alla vita reale. Era un po' anche una delle tesi della tua difesa, seppur ce ne fosse bisogno, di Philip Roth, alla fine, no? Cosa mi importa lui, cosa faceva nella sua vita, l'importante è quello che io vedo sgorgare dalle sue pagine. Ecco, non può essere anche lo stile una forma di impostura, Alessandro? Direi che di fatto lo è, nel senso
che se ne pensi, non c'è nulla di più artefatto, no? Che più artificioso dello stile, però è una forma piuttosto virtuosa di impostura, perché in realtà è fatta in modo per andare al cuore, diciamo, della verità, no? Qui devo usare quello che diceva Proust, la patria interiore. Diciamo che invece l'impostura di cui parlo io è di un altro tipo. È come, ti ricordi la cosa che dice, il raccontino che fa Sartre nel Lettre le Néant, quando parla del cameriere, no? Il cameriere. Sinceramente no, Alessandro, potrei far finta di sì, ma sinceramente no, ed è anche un modo per fartelo raccontare. È il cameriere, lui dice, guardate i camerieri, i garçon a Parigi, no? Che stanno lì a servirci, sono molto gentili, carini, solleciti, eccetera. Tra l'altro non è vero, perché a Parigi sono molto scortesi, però lui racconta così. E dice, a noi ci sembra che loro siano dei camerieri, che siano nati camerieri, che vivano tutta la vita da camerieri. Invece in realtà loro non fanno altro che recitare da camerieri, hanno la postura da camerieri, hanno la voce da camerieri, al punto tale che quando se li vedi in borghese ti prende quasi un colpo perché ti sembra che siano fuori contesto. Ecco, lui racconta questo per descrivere più o meno cos'è l'autenticità e la malafede, eccetera. Però se ci pensi siamo tutti così, no? Cioè siamo costantemente dentro a un ruolo che non ci somiglia realmente, con i nostri, io e te, i nostri modi professorali, ma non siamo così, no? E quindi, come dire, l'impostura è l'unica forma che noi abbiamo di vivere in società, però poi dentro siamo completamente diversi da quello che si vede fuori, insomma, così. Alessandro, io ti ringrazio perché davvero è stata un'ora splendida in cui abbiamo sentito parlare di classici, abbiamo sentito parlare di scrittura, di stile, di impostura. Dunque, di chi è la colpa, giusto? Di chi è la colpa? Lo scopriremo in libreria a partire da settembre. Grazie ancora ad Alessandro Piperno, grazie a tutti voi che avete seguito questa ora di Parole al Centro. L'appuntamento è per la prossima.